Martedì 26 gennaio, Marco 4, 26, 34. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù diceva: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Siamo all'interno del discorso parabolico di Gesù secondo Marco. Gesù parla in parabole, ama parlare in parabole, probabilmente perché prima di tutto lui, in qualche modo, impara da tutte le parabole della vita. E qui, nel Vangelo di oggi, abbiamo protagonisti dei semi che crescono. C'è un punto particolare, però, che mi commuove, sento molto importante di questo testo, che è prezioso in ogni riga. Dice il Vangelo di oggi: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa». Trovo molto consolante questo seme, che è il regno, che cresce, indipendentemente da quello che l'uomo fa e indipendentemente da quello che l'uomo sa. Questo non per negare la collaborazione dell'uomo all'opera di Dio, che è fondamentale. Siamo fatti a sua immagine e somiglianza e quindi siamo co-creatori insieme a Dio. Ma infatti, questo di notte e di giorno non vuol dire senza l'uomo, ma senza l'uomo consapevole, un po' come il nostro cuore batte di giorno e di notte. Il respiro, non è che non ne siamo sempre consapevoli, eppure continua. Così il regno. Mi viene in mente quel pezzo della lettera ai Romani, capitolo 8, lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili. Un po' è la stessa intuizione. Sempre Dio e l'uomo collaborano insieme, ma non è detto che l'uomo lo sappia, ne sia consapevole, agisca in modo intenzionale. Ma il seme cresce, cresce sempre. Quanto mi fa bene, quanto penso ci faccia bene una parola come questa in un contesto, in un tempo difficile, non neghiamolo, come quello che stiamo attraversando. Il seme germoglia e cresce, anche se non sappiamo come, se non sappiamo perché, grazie anche a ciò che di noi stessi noi non conosciamo, il seme germoglia e cresce. Buona giornata!